Amici della Cucina per Tutti, bentornati per questo nuovo appuntamento. Lo so, mi sono fatto attendere ancora una volta e vi devo chiedere scusa, ma come avete visto nell'ultima clip, io oltre ad avere la passione per la cucina, lavoro anche come chef in un ristorante, quindi non riesco a stare tra i fornelli di casa come vorrei. Ma oggi siamo qui con un nuovo tutorial. L'ultima videoricetta, quella che potete cliccare qui su, era quella del flan di funghi misti con quella bella fondue di pecorino. Andate a vedere la videoricetta, mi raccomando. Ma oggi ci dedichiamo all'estate, sì, perché qui accanto a me ho una bella spadellata di vongole, belle fresche, dai, che con l'estate ci sta troppo bene. E qui dietro l'acqua mi sta per bollire perché faremo delle linguine, Fabio style, con le vongole. Volete vedere però tutti gli ingredienti? Bene, allora prendete nota perché questo è un tutorial e mettiamoci al lavoro perché i fornelli ci aspettano. Ecco quali sono gli ingredienti che ci serviranno. 300 g di vongole che io ho precedentemente aperto in una pentola tappata con solo un goccino d'olio. 150 g di linguine, una manciata di prezzemolo, sale, pepe, ci servirà il limone, ovvero la sua scorza, poi vedremo alla fine, della bottarga di muggine, una bella manciata, un po' di peperoncino e la preziosa acqua che le vongole hanno rilasciato. Dai, mettiamoci al lavoro! Per prima cosa riempiamo una pentola con dell'acqua dove cuoceremo le linguine e accendiamo il fuoco. Nella padella qui davanti invece andremo ad insaporire le vongole, quindi vado ad aggiungere sul fondo un pochino d'olio ed accendo il fuoco. Teniamo la fiamma bassa così possiamo grattugiare un pochino di scorza di limone, andiamo ad inserire il peperoncino, giusto una manciatina di prezzemolo e mezzo cucchiaino di bottarga. Ora che l'olio è caldo e tutti gli ingredienti che abbiamo inserito stanno soffriggendo, possiamo mettere le vongole. Alziamo la fiamma e prima non ve l'ho detto, ma potete mettere anche un pochino di vino bianco per sfumare. Questo renderà il tutto un pochino più profumato e un pochino più saporito. Lasciamo andare per 2-3 minuti. Nel frattempo lo aggiustiamo di sale e di pepe. Perfetto, spengo il fuoco e come potete notare ha rilasciato la vongola ancora un po' della sua acqua. Quindi questa, insieme all'acqua che dopo utilizzeremo, vi farò vedere come, andremo a condire la pasta e il profumo insieme al vino anche che abbiamo inserito sarà qualcosa di fenomenale. Finalmente l'acqua è arrivata a bollore, quindi mettiamo 2 cucchiaini di sale e possiamo finalmente buttare le linguine. La confezione riporta una cottura di 9 minuti, ma noi impostiamo un timer di 7 perché gli ultimi 2 minuti facciamo una cottura risottata in padella, così leghiamo bene il sughetto. Siccome manca un minuto alla fine del timer, ho spostato dietro la pentola dove cuoce l'acqua e sotto la padella comincio ad accendere il fuoco, così che quando andremo a mettere le linguine in padella sarà tutto caldo. Ci siamo ragazzi, possiamo mettere le linguine in padella e guardate un po'. Utilizzeremo l'acqua delle vongole per completare la cottura. Mettiamo ancora un po' d'olio. Eccoci ragazzi, ci siamo. Le nostre linguine sono pronte, guardate che bella cremina hanno fatto. Questo perché abbiamo creato insieme all'amido della pasta, all'olio che è un grasso vegetale e all'aria un'emulsione. E questa è la nostra bella cremina. Spegniamo il fuoco. Andiamo ad aggiungere una bella manciata di prezzemolo. Siamo pronti per impiattare. Allora, facciamo un bel nido. Andiamo a prendere un po' di vongole. Dopodiché andiamo a grattugiare un po' di scorza di limone, la bottarga. Prendiamo un bel cucchiaino generoso, giusto un po' di pepe e per decorare il piatto un po' di foglioline di origano fresco. Guardate un po'.
Avete visto, ragazzi, quanto è semplice realizzare questo bel primo? Linguine alle vongole, buonissimo. Mi raccomando, fatemi sapere nei commenti come vi siete trovati a preparare questo bel piattino. Allora, andiamo ad assaggiare, perché ok la presentazione, ma bisogna sentire un pochino com'è venuta. Buona, mamma mia, ragazzi. C'è praticamente questo bel profumo di bottarga e della scorza di limone, che è qualcosa di fenomenale. Dai, andiamo ad assaggiare. Facciamo la prova dell'assaggio insieme? Dai, facciamo questa prova insieme, dai. Al tre ci prendiamo tutti una bella forchettata. Uno, due, tre. Andiamo a sentire. Mamma, ragazzi, com'è fresco. È buonissimo. È super saporito, anche perché, allora, intanto il peperoncino un pochino si sente, perfetto, la bottarga si sente, la freschezza del limone, ma l'acqua di cottura che abbiamo messo gli ultimi 2 minuti quando le linguine erano in padella ha veramente completato tutto il sapore. Prezzemolo ovviamente con il pesce è un must. Mi raccomando, fatemi sapere come vi è venuto questo primo, come vi dicevo prima. Seguite la mia pagina Instagram, dove rimanete aggiornati su tutte le cose che faccio qui sul canale YouTube e tutte le mie cose, diciamo, private e personali che faccio sia nella mia vita privata che anche nel ristorante dove lavoro. Iscrivetevi al canale se qualcuno di voi ancora non l'ha fatto, lasciate un bel like e ci vediamo per la prossima video ricetta. Ciao, ragazzi!